Buonasera a tutti, ci troviamo qui nella sede dell'Associazione Giulia Viva per presentare una disciplina sportiva che io non conosco. Sono sorpreso perché ho visto che i dirigenti, coloro che hanno messo in piedi questa associazione che si chiama Associazione Sportiva Abruzzo in Moto, e alla mia destra c'è Stefano Passiatore, che è il presidente di questa associazione. Buonasera. E Roberto Tritapepe, il vicepresidente. Buonasera. Il vicepresidente si occupa principalmente della struttura del mezzo meccanico, il presidente invece si occupa della organizzazione e quindi mette insieme un po' altri aspetti che caratterizzano poi questa, che è una, come dicevo prima, una disciplina che io non conosco, e sono sorpreso, meravigliato come in un mezzo, un motorino così piccolo possa essere guidato da persone adulti. Sembrerebbe che solo bambini di una certa età potrebbero stare su questo mezzo. Invece che succede, Stefano? Sì, allora, il mezzo può essere pilotato sia da bambini che da persone adulte, relativamente adulte, come diciamo fino ai 30 anni. Non c'è diciamo limiti d'età, però insomma, arriviamo fino a circa quell'età. L'età per iniziare a fare questo tipo di esperienza quale può essere? Piccoli, perché è importante che un bambino non vada con la bicicletta senza rotelle, già è capace di pilotare un mezzo del genere. Tra i nostri associati atleti, quindi un piccolo motociclista di 5 anni, già da un anno e mezzo che gira con queste moto, si chiama Andrenasci Emanuele. Meno di 6 anni è già in grado di guidare una... Guida anche forte. Questo è un nostro piccolo atleta. Sono sorpreso, quindi diventa veramente una grande capacità, un'abilità dimostra. Per sviluppare queste qualità ci sono tecniche speciali per poter poi dare ai ragazzi, e soprattutto credo anche alle famiglie, ai genitori, la certezza che non sia un mezzo che possa invece creare problemi di natura fisica. Allora, l'associazione è nata appunto per promuovere questo sport, in quanto come sembrerebbe uno sport pericoloso, per noi in realtà non lo è, perché finché diciamo il motociclista indossa tutte le protezioni del caso, non è uno sport pericoloso. Certo, è pericoloso come tutti gli altri sport che ci sono. Questo lo dico come genitore, anche perché mio figlio corre con le moto. Pertanto bisogna far capire a questi piccolini che la moto, le corse si fanno in pista e non in strada. Questa è una cosa importante anche nell'ambito... Certo, dopo che hanno acquisito la sicurezza, sicuramente quando diventeranno più adulti in strada saranno più attenti. Questo è un motivo per cui forse è bene iniziare presto. Roberto, sì. Adesso, ecco, come organizzi? So che appunto tu hai la passione di mettere insieme il mezzo meccanico. Ci sono dei limiti nella dimensione del mezzo meccanico? Questo che vediamo qui nel nostro locale è uguale per tutti, o c'è qualche possibilità di, sia nella cilindrata che nelle dimensioni, di modificare, di farlo più grande, per renderlo più, da propano, credo che sia molto difficile per una persona della mia dimensione, a parte l'età, possa guidare una moto così piccola. No, dobbiamo dire innanzitutto che questi sono mezzi omologati dalla Federazione Motociclistica Italiana. Quindi i costruttori si devono attenere a un regolamento preciso per quanto riguarda le dimensioni e l'ingombro del mezzo, del telaio, diciamo così, della ciclistica. Per quanto riguarda i motori sono vari costruttori, e oggi noi siamo qui per dire che comunque a Giulianova c'è un'azienda che in questo momento io rappresento,
che per la prima volta in Abruzzo costruisce motori a due tempi per competizione. Quindi siamo diciamo, associati a questo progetto dell'associazione di Stefano, proprio perché abbiamo deciso di unire le forze per promuovere diciamo, sia l'associazione a livello locale, ma portare anche insomma, un messaggio un po' fuori dai confini, insomma, partecipando a un campionato italiano e probabilmente anche a un campionato europeo. Penso comunque sia anche un vanto diciamo, per la città stessa. Oltre al vanto, io credo che sia anche un'opportunità occupazionale, credo, perché se questa disciplina sportiva avrà un seguito maggiore, cioè, sarà l'esigenza di costruire il mezzo che serve per partecipare alle gare. Quindi è bene che questa sia conosciuta, sia fatta anche divulgare anche in maggiore possibilità da parte di chi ha questo ruolo in campo locale. E dove risiede questa l'azienda qui è una piccola azienda nata l'anno scorso grazie al sacrificio mio e di altri due soci che oggi non sono presenti, Filippo Trasatti e Renzo Di Giancroce. Portati dalla passione, in questi anni avevamo già frequentato questo ambiente, diciamo dall'inizio degli anni 90, e abbiamo deciso di fare questa. E quindi a Giulianova in che zona? Qui, nella zona qui dietro al paese, siamo, essendo una piccola azienda, non, passandoci davanti non si vede, perché comunque è un'azienda che non è aperta al pubblico, quindi non è un'officina. Dove quindi si prepara una motoria, è un'azienda che si occupa di produzione di motori ed è la prima azienda in Abruzzo che fa produzione di motori a due tempi. Questo è molto, molto importante. Stefano, quanti ragazzi giovani e meno giovani avete che seguono questa vostra associazione? Allora, la nostra associazione già si può vantare di avere circa 50 tesserati, di cui 15 tesserati atleti, quindi piccoli motociclisti. Quest'anno saremo presenti nel campionato italiano della FMI, la Federazione Italiana Motociclisti, con 4 piloti, di cui orgoglio 2 di Giulianova. Quest'anno speriamo di portare a casa qualche bel risultato. Speriamo che avviene. Quindi al seguito di questi ragazzi ovviamente ci sono i genitori, ma è uno sport che ha un costo elevato per poterlo seguire con una certa assiduità, oppure l'associazione si avvale anche di contributi esterni per poter alleviare, poter dare a tutti, abbienti e meno abbienti, la possibilità di fare questa esperienza. Sì, l'associazione sì, è legata strettamente a delle cioè sono finanziamenti che vengono direttamente dai genitori. Sì, la gran parte dei genitori, abbiamo qualche piccolo sponsor che comunque ci dà una mano, ma cioè sicuramente non riusciamo a coprire tutte le spese. Abbiamo ancora qualche spazio pubblicitario libero, ci sarebbe onore portare in giro per l'Italia qualche sponsor di Giulianova, perché comunque serve sempre. E le categorie? La fascia d'età, io la mia esperienza è nel mondo del calcio, quindi so che sì, ci sono delle diverse categorie e anche nelle altre discipline sportive di giochi. In questa specifica attività, quali sono le diverse categorie? Che sì, ci sono 4 tipi di categoria, si chiamano Junior A, Junior B, Senior A e Senior B. Junior A va in base all'età, Open B. Junior A e Junior B vanno in base all'età, da 7 a 11 anni. Junior B da 11 a
12 compresi, mentre poi la senior, la Open A va pesa fino a 70 kg e la Open B oltre 70 kg. Parlando di peso, significa che la cilindrata varia o è sempre la stessa? Diciamo, okay. per le categorie dei bambini la cilindrata è di 40 cm cubici ed è in base alla categoria, diciamo, limitata in base all'età, chiaramente. Quelli più piccolini, 7-8 anni, hanno una flange allo scarico che limita chiaramente i cavalli di potenza. E invece per quanto riguarda la categoria open, il motore è 50 cm cubici, detta open perché comunque, diciamo, può subire preparazioni varie e quindi arrivare a potenze già di un certo tipo, perché comunque parliamo di motori che arrivano già a 16 cavalli, a un regime di rotazione di 16 giri in pista, quindi la velocità. Sì, la velocità dipende molto dalla lunghezza del circuito, perché si ha tecnicamente una rapportatura in base al rettilineo. Comunque, se andiamo a correre in un rettilineo, cioè su una pista, diciamo, di quelle che noi consideriamo veloci, possiamo superare anche 110-115 orari, insomma, per quanto riguarda la categoria 50. Insomma, una velocità di 50, la cilindrata è il massimo, il massimo che ci possa essere sulla minimoto, sì. A Giulianova dove vi esercitate? Noi ci alleniamo nella pista storica che c'è qui presente, presso la pista minimoto adriatica, più conosciuta come quella di Ciprietti, che è una struttura che è nata nei primi anni 90, quindi... La durata di una gara in chilometri o in tempo? Come viene... No, sempre si calcola la percorrenza in metri, quindi si stabilisce che per esempio la categoria deve fare 11 km per i bambini, poi si calcolano i giri e il direttore di gara fa fare i giri. Non è al tempo come il motocross, diciamo, è al giri come il... Diciamo, segue un po' le regole del mondiale, il numero di giri, le distanze. La maggiore difficoltà che può incontrare un ragazzo qual è, Stefano, per guidare un mezzo così veloce e quindi che ha anche un insito dei rischi? Quale può essere? Non credo che un bambino possa avere difficoltà. Perché sta a terra, cioè. Sì, no, anche perché... Cadute se ne fanno, però, diciamo, considerando che la moto, sono protette, poi la moto è piccola e bassa, quindi diciamo che stanno quasi per terra, capito? Quindi non sono così pericolose come sembrerebbe. Quante marce ha? No, il motore è una presa diretta. Ah, quindi c'è una sezione centrifuga. Tutta la mia ignoranza è stata espressa. Non c'è altro spazio per il cambio. Ah, quindi mi ponevo questa domanda, secondo me come si fa, invece, quindi tutta solo sì, per... Sì, però la potenza è notevole. La potenza è notevole. Quindi c'è un limite anche di presenza all'interno del circuito quando si fanno le gare, oppure... No, le categorie hanno un numero minimo di partecipanti, al massimo chiaramente, che solitamente in base alla lunghezza del circuito viene stabilito in fase di omologazione al circuito stesso, quindi partiamo da un minimo di 20 piloti e un massimo di 24, diciamo, per categorie. Per categorie, sì. Quindi è una bella passione, quello che bisogna considerare è che ovviamente è nuovo, molte discipline sono al di fuori di un pensiero, molti genitori non conoscono, e quindi quello che noi stiamo facendo oggi credo sia proprio un momento di far conoscere meglio e più, per far avvicinare i ragazzi e far sapere ai ragazzi che anche a Giulianova esiste un'associazione che si dedica con passione a questo tipo di sport. In fondo è uno sport. Per me è stata una sorpresa, è bello vedere uno strumento così in miniatura, ma io mi ripropongo di poter venire a vedere, perché sono curioso, quindi vedere correre ragazzi più o meno giovani e rendermi conto fino in fondo che cosa è, che cosa serve, come si può accedere, che cosa comporta, quali sono le doti che possono essere richieste per fare questa
questo tipo di attività. Stefano, l'appello che devi fare, che puoi fare, che cerchi di fare ai genitori e ai giovani per potersi avvicinare a questo tipo di sport? Allora, lo sport come sport io ritengo che non sia molto pericoloso, anzi, comunque dico a tutti i genitori che comunque possono venire a vedere i nostri ragazzi, che quasi tutti sabato e domenica girano la pista di Giulianova di Ciprietti, e vedere personalmente che insomma non sia proprio così pericoloso. Cadute ce ne sono, ma non si fanno quasi mai niente. E poi se vogliono altre informazioni comunque. Ecco, la sede dove è? La sede è in via Raffaello Santo 55 a Giulianova, e potete contattare con il numero di telefono, oppure tramite email, su Facebook, insomma. Quindi tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport possono farlo attraverso contatto diretto. E Roberto, da parte tua invece, che cosa hai da dire ai giovani perché possano venire e partecipare a queste gare? Ah, da parte nostra c'è la voglia di far conoscere questo sport, e anzi invito tutti i ragazzi a venire a vedere, siamo disponibili anche a farvi fare delle piccole prove, anche perché comunque il mezzo meccanico che si consegna è sempre adeguato all'esperienza del pilota, quindi si comincia sempre da facendo piccoli passi, insomma. Non si può gettare una moto del genere a un ragazzo che comincia domani, insomma. Quindi sarà un mezzo appropriato, con una potenza adeguata, con delle persone che lo seguono, che gli danno consigli su come affrontare, diciamo, il primo giro, perché dopo il secondo fanno da solo. Sì, sì. Va benissimo. Io penso che possiamo concludere qui questo nostro incontro, che è stata una chiacchierata tra persone che nelle diverse poi attività sportive vanno comunque sempre nella passione, l'elemento fondamentale per portare avanti quello che serve per tutti. Pratica dello sport, che ci ricordiamo sempre che lo sport è il mezzo, è lo strumento necessario per far crescere dal punto di vista umano, sociale, fisico, l'individuo. Grazie, e alla prossima occasione.